Amen, gloria a Dio. Alla domanda che cosa è il millennio, si risponde: esso è l'instaurazione del regno visibile, cioè materiale, di Dio sulla terra. Infatti il regno di Dio copre due punti, uno materiale, due spirituale. In questi giorni, or sono circa 2000 anni, il regno di Dio non è visibile, cioè materiale. In Romani 14, verso 17, è scritto: il regno di Dio non è né vivanda né bevanda, ma è pace, letizia e gioia nello Spirito. Benedetto il nome del Signore. In Luca 17, al verso 10, troviamo scritto quanto segue. Interrogatoli i farisei su quando verrebbe il regno di Dio, vedete, rispose loro dicendo: il regno di Dio non viene in maniera da attirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui o eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è dentro di voi. Notate come il Signore pone enfasi sul fatto concreto che il regno di Dio non è un regno fisico o visibile o materiale, ma bensì è un regno spirituale, asserendo appunto il regno di Dio è dentro di voi, quindi non può essere fisico o materiale, ma bensì spirituale. Infatti ciò che è dentro di noi è chiaro che non è visibile, che non si può vedere. Non a caso dice altresì che non attirerà gli sguardi, come disse appunto il Signore. Infatti, continuando ancora, Gesù asserisce che è impossibile vedere il regno di Dio in questo mondo, ovviamente prima del millennio. È impossibile vederlo con gli occhi fisici, perché esso non è un regno fisico, un regno materiale, ma è un regno spirituale e non si può vedere. Ecco perché il Signore dice: non verrà in maniera da attirare gli sguardi. Infatti si trova dentro di noi, ma non disse solamente questo. Benedetto è il nome del Signore. In Giovanni 3, al verso 3, troviamo scritto: in verità, come dice nell'originale, amen, amen, ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Vedete come pone enfasi il Messia o il Cristo o l'unto, come vogliate, come pone enfasi su questa parola vedere. Cioè è impossibile rendersi conto che in questo mondo, oltre ai regni visibili che si trovano sparsi in tutta la terra, ve n'è uno che è il più grande di tutti ed è il regno di Dio. Ma questo regno è impossibile vederlo, è impossibile rendersi conto della sua presenza, della sua esistenza, a meno che non si nasca di nuovo, come disse appunto in Giovanni 3:3 a Nicodemo. Solo allora si verrà resi capaci di vederlo, perché verranno dati o donati degli occhi spirituali. Benedetto il nome del Signore. In Luca 24, al verso 31, è scritto che gli occhi loro furono aperti. Benedetto, e allora lo riconobbero. È molto emblematico l'episodio della guarigione del cieco in Marco capitolo 8, verso 24, dove Gesù mostra palesemente questa verità. Troviamo che Gesù impone le mani su questo cieco per guarirlo e dopo gli domanda: vedi tu qualche cosa? E gli rispose: no. Di nuovo gli impone le mani, ma a differenza di prima gli dice di guardare sopra. Benedetto il nome del Signore. Infatti poco prima lui, avendo aperto gli occhi, aveva sì visto, ma vedeva male, vedeva gli uomini come alberi e vedeva offuscato. E allora alcuni prendono in pretesto questa situazione per dire: hai visto, il Signore gli ha dovuto imporre le mani due volte, mentre invece il Signore ci vuole proprio dimostrare con questa parabola
che per vedere il regno di Dio bisogna riguardare in alto. Infatti la seconda volta che gli imporrà le mani e poi gli dirà apri gli occhi, gli dirà sì, ma guarda in alto. E allora, quando riguardò in alto, poté vedere bene limpidamente, perché dall'alto viene la salvezza e lassù nel cielo c'è il regno di Dio, che oggi è spirituale. Benedetto è il nome del Signore. In Giovanni 18, al verso 36, è scritto: Gesù rispose: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei ministri combatterebbero a ciò che io non fossi dato in mano dei giudei, ma ora il mio regno non è di qui. Notate come il Signore pone enfasi sulla parola ora. Dice: ora non è di qui, certamente ora non è di qui, ma ci sarà un giorno che il regno di Dio sarà un regno visibile. Sì, ci sarà, e questo quel momento si chiama nella parola di Dio il millennio. Ma ora non è così. Per cui ad oggi il Signore ha instaurato il suo regno, or sono 2000 anni, ma solo in maniera spirituale. E allora l'ascoltatore attento si porrà la domanda: ma se i regni fisici presenti sulla terra non sono di Dio, e allora di chi lo sono? È scritto in Matteo capitolo 4, dal verso 8 in poi, qualcosa di molto emblematico a tal riguardo. Troviamo asserito, scritto, che Satana gli mostrò tutti i regni del mondo, dicendogli: io ti darò tutte queste cose se tu mi adorerai. Ora, troviamo scritta la parola tutti, gli mostrò tutti i regni. Non dice gliene mostrò 100, 200 o 300 o quasi tutti, no, glieli mostrò tutti. E poi gli disse: io ti darò tutte queste cose, non una parte, tutte. Quindi questo significa che Satana è il padrone, cioè gli sono state date da Dio, ovviamente, gli sono state date queste cose, ovviamente tutto sotto il suo controllo, perché Dio rimane sempre il sovrano. Egli è il re dei re e egli ha vinto il Satana sulla croce. Benedetto è il nome del Signore. In Giovanni 14:30 è scritto: il principe di questo mondo viene. La scrittura si spinge ancora oltre, dicendo che addirittura Satana è il Dio, ovviamente con D minuscola, è il Dio di questo mondo. Lo vogliamo ripetere e porre enfasi sul fatto che è chiamato Dio, sì, ma con D minuscola, perché Dio con maiuscola è solo uno. Benedetto è il nome del Signore. E anche se a Satana è stato otorgato un potere temporaneo sulla terra, è sempre sotto la supervisione del grande re Gesù Cristo, comunque Dio ha sempre la supremazia e l'ultima parola. In Seconda Corinti, al capitolo 4, verso 4, è scritto: per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti. Dio con D minuscola, benedetto è il nome del Signore. È per questo che Dio non ci ha mandato a conquistare i regni del mondo, ma le anime per Cristo. In Matteo 4, al verso 19, è scritto: io vi farò pescatori d'uomini, non pescatori di regni. Troppo spesso si sentono dire alcune cose che veramente c'è bisogno di capire qual è la differenza tra il regno visibile materiale di Dio che verrà nel millennio e il regno invece spirituale nel quale ci troviamo oggi, fratelli. È molto importante classificare i due regni e metterli nel periodo giusto. Infatti, il periodo giusto del regno fisico, materiale e visibile è il millennio, mentre invece il periodo giusto del regno spirituale è quello che è iniziato con la venuta del nostro Signore Gesù Cristo fino all'instaurazione del millennio.
E allora questo regno nel quale ci incontriamo ancora oggi è un regno spirituale, è un regno, benedetto il nome del Signore, è un regno che non è né fisico né visibile e né materiale, e quindi non dobbiamo conquistare i regni del mondo materiali, ma piuttosto dobbiamo prodigarci a conquistare le anime, come con la predicazione dell'Evangelo, pregando il Padre, benedetto il nome del Signore, annunciando questo Vangelo, senza nulla aggiungere e senza nulla togliere, come scritto nell'ultimo libro dell'Apocalisse, benedetto il nome del Signore. Quando troppo spesso si sente dire in giro: andrò in televisione e conquisterò la televisione per Cristo. Altri dicono: andrò in politica e conquisterò la politica per Cristo. Altri ancora dicono: conquisterò la città per Cristo. Io ordino e io decreto. Benedetto il nome del Signore. Fratelli cari, quando un cristiano si mette in televisione per conquistare un mondo materiale, un mondo visibile, invece di conquistare la televisione, permettetemi dirvi che sarà conquistato dalla televisione. Come? Con l'adulterio, con la fornicazione, con la pornografia e, nei peggiori dei casi, anche con la omosessualità. Benedetto il nome del Signore. Invece di conquistare la politica, cioè questo mondo materialmente parlando, permettetevi dirvi che sarà la politica a conquistare lui. Come? Con la corruzione, con la menzogna, con la falsità. Queste cose prenderanno il suo cuore. A Gesù forse non lo volevano fare re? In altre parole, per usare un linguaggio contemporaneo, lo volevano mettere in politica e lo volevano fare niente meno che premier. E lui cosa disse? Conquisterò la politica per Dio? Assolutamente no. In Giovanni, capitolo 6, verso 5, troviamo scritto: Gesù dunque, conoscendo che verrebbero e lo rapirebbero per farlo re, si ritrasse di nuovo in sul monte tutto solo. Nota bene la parola rapirebbero. Benedetto il nome del Signore. Alla domanda: ma allora io non posso fare politica? E io ti rispondo in maniera ironica: guarda, se tu vuoi fare politica, bene, vai pure, ma ricordati, non dovrai mai, mai, mai dire una sola bugia, non dovrai mai far torto a nessuno, non dovrai mai fare una cosa disonesta, dovrai sempre dire la verità e dovrai sempre annunciare il consiglio di Dio. Ora, la cosa strana, notando come oggi la corruzione è arrivata veramente fino al cielo, il suo urlo e il suo grido, se qualcuno farebbe una cosa del genere, quanto potrebbe durare in politica? Certamente non durerebbe neanche un giorno. E allora ecco qui che se un cristiano in buona fede si mette in politica e dopo 10 anni ancora ci sta, evidentemente qualcosa non va. Benedetto il nome del Signore. E coloro, ho portato solo 3 casi, che decidono di conquistare la città per Cristo, e questo è molto interessante, dicendo: io ordino, io decreto che questa città sia per Cristo. Prima di tutto io ordino, io decreto, io comando. Vengono dalla metafisica di Aristotele. Il Signore non ci ha lasciato io ordino, io decreto. Queste cose della metafisica fanno parte dell'esoterismo. Il Signore, invece di io ordino, io decreto, ci ha lasciato un'altra cosa, ci ha lasciato la preghiera, la supplica. Lasciamo che sia Dio a ordinare e a decretare, e noi pensiamo solo a pregare. E quando troviamo scritto nella sua parola che se voi direte a questo monte: spostati e buttati nel mare, benedetto il nome della cosa avverrà, bisogna leggerla nel contesto, perché in questo contesto sta parlando della fede. Infatti, se continuiamo poi a leggere, troveremo: perché io vi dico che tutte le cose che voi chiederete pregando le otterrete. Ecco qui che viene la preghiera, la parola pregando,
e non ordinando o decretando. Per cui conquistare la città per Cristo, ordinando o decretando, o addirittura conquistando una città materiale per Cristo, è una cosa che mi sa molto buffa. È molto interessante questa asserzione. Li vedi che si gasano gli uni con gli altri, incentivandosi a voce alta, asserendo queste cose. E la cosa buffa, buffa per non dire la cosa triste, è che più passano gli anni e più la delinquenza aumenta, il disimpiego aumenta, la povertà aumenta, e per ironia della sorte, benedetto il nome del Signore, in senso ironico, perdonatemi il termine sorte, alla nostra delinquenza locale ci dobbiamo aggiungere tutti i criminali, benedetto il nome del Signore, che ogni giorno ci raggiungono dalle nazioni estere, i quali molto magnanimamente, tra virgolette, sopraggiungono in aiuto ai nostri malviventi, i quali, poverini, sempre in senso ironico, non sanno più a chi dare il resto per la grande richiesta di manovalanza. Benedetto il nome del Signore. A tutti costoro che asseriscono che la Chiesa conquisterà la propria città e poi il mondo intero, la Bibbia risponde che negli ultimi giorni della pazienza divina, purtroppo, sarà il mondo a conquistare la Chiesa. Non è forse scritto quanto segue in Seconda Timoteo? No, in Seconda Tessalonicesi, scusate. Vogliamo leggerlo, Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, il verso 3. Benedetto il nome del Signore. Niuno vi inganni per alcuna maniera, perciò che quel giorno non verrà, che prima non sia venuta l'apostasia e non sia manifestato l'uomo del peccato, il figliuolo della perdizione. E ancora in Prima Timoteo 4, 1 e 2. Prima Timoteo 4, benedetto il nome del Signore, in capitolo 4, verso 1 e 2, è scritto quanto segue. Ora lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, attendendo a spiriti seduttori, a dottrine diaboliche, d'uomini che proporranno cose false per ipocrisia, cauterizzati nella propria coscienza. E ancora in Seconda Timoteo capitolo 3, benedetto il nome del Signore, che lo Spirito Santo apra le nostre menti. Seconda Timoteo 3, 19, è scritto quanto segue. Santo e l'Eterno, benedetto è il tuo nome. Alleluia, Signore. Santo sei. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia, Padre. Capitolo 3, verso 1 e 3. Ora, non 19, verso 1 e 3, perdonatemi. Ora sappi questo, che negli ultimi giorni sopraggiungeranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amatori di loro stessi, avari, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai padri e alle madri, ingrati, scellerati, senza affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, incontinenti, spietati, senza amore in verso i buoni, traditori, temerari, gonfi, amatori della voluttà anziché di Dio, avendo l'apparenza di pietà ma avendone rinnegata la forza d'essa, anche tali schiva. Ecco qui che dice che sta parlando della Chiesa degli ultimi tempi, cioè coloro che avranno l'apparenza della pietà, cioè l'apparenza di essere cristiani, di essere religiosi, di essere figli di Dio, ma ne avranno rinnegato la potenza, cioè avranno una doppia vita, apparentemente lodano e parlano di Dio, ma ne rinnegano la potenza, cioè non mettono in pratica, non portano ad effetto la volontà del Signore. Seconda Pietro, capitolo 3, verso 3, vogliamo leggerlo, lasciamo parlare la parola di Dio, benedetto, e ascoltiamo per chi lo desidera. Sapendo questo in prima, che negli ultimi giorni verranno degli schernitori, che cammineranno secondo le loro proprie concupiscenze,
e diranno dov'è la promessa del suo avvenimento. E poi continua: benedetto è il nome del Signore. In pratica la parola di Dio ci sta dicendo che negli ultimi giorni, prima del rapimento della Chiesa, succederanno tutte queste cose. Ora ci dice la scrittura in Geremia 51:6 di non stare dentro Babilonia, ma di uscire da Babilonia, di non metterci con gli infedeli, come dirà anche l'apostolo Paolo nella sua seconda epistola ai Corinti al capitolo 6 al verso 14, ma di stare fuori dagli infedeli. Che comunione vi è tra la luce e le tenebre, tra il regno di questo mondo materiale, il regno di Dio spirituale? Non vi può essere una comunione, anzi, al contrario, uscite d'essa, o popol mio, uscite da Babilonia, benedetto il nome del Signore. Ora, vogliamo porre una domanda importante: ma dov'è il nostro futuro? Noi cristiani abbiamo un futuro meraviglioso ed è molto prossimo, e sarà con il nostro Signore Gesù Cristo. I credenti del vero Evangelo dovrebbero porre mente nel loro imminente futuro, il quale si svolgerà sul cielo, ma a tempo determinato, perché noi andremo sì nel cielo quando il Signore rapirà la sua Chiesa, ma ci staremo poco tempo, solamente il tempo che durerà la grande tribolazione, perché poi torneremo su questo mondo, e allora insieme a Cristo regneremo, perché Cristo instaurerà il suo regno millenario, visibile e materiale. In Apocalisse 24, capitolo 20 verso 4 è scritto: essi tornarono in vita e regnarono con Cristo mille anni è letterale, benedetto il nome del Signore. Quando leggiamo tornarono in vita, parla della risurrezione dei morti, dei corpi, i quali risorgeranno con un corpo incorruttibile, e dopo questa risurrezione ci sarà una grande tribolazione sulla terra, quale non vi è mai stata e mai più vi sarà. Solamente dopo, alla fine di questa tribolazione, Gesù tornerà con tutta la sua Chiesa per regnare appunto per mille anni, benedetto il nome del Signore. La parola di Dio forse non parla di resurrezione dei morti, e quelli che non sono morti quando tornerà Cristo troviamo che saranno trasformati in un batter d'occhio, e tutti saremo rapiti in cielo per andare alle nozze dell'agnello, e dopo la grande tribolazione torneremo. Vogliamo leggere Prima Tessalonicesi 4:14. Prima Tessalonicesi 4:14, benedetto il nome del Signore, lo vado a cercare nella mia Bibbia. Prima Tessalonicesi 4:14, leggeremo fino al verso 18. Poiché se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, il Dio ancora addurrà con lui quelli che dormono in Gesù. Perciò che noi vi diciamo questo per parola del Signore, che noi viventi, che staremo rimasti fino alla venuta del Signore, non andremo innanzi a coloro che dormono. Perciò che il Signore stesso, con acclamazione di conforto, con voce di arcangelo, con tromba di Dio, discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno primamente, cioè per primi, poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo insieme con loro, rapiti nelle nuvole, a scontrare, cioè a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. E ancora in Prima Corinti, il capitolo 5, dal verso 42 fino al 52, non spiegherà la risurrezione dei corpi, la risurrezione dei morti, benedetto il nome del Signore. E allora qualcuno si domanderà: e che quando torneremo sulla terra per mille anni, allora regneremo, certo, e dove regneremo? Oh, tutta la Bibbia parla di questo. Uno su tutti, Isaia 2:3-4.
È scritto che Gesù Cristo regnerà da Gerusalemme. Il nostro imminente futuro è in Gerusalemme, è in questa terra. Torneremo sulla terra, benedetto il nome del Signore, per regnare insieme a Cristo. Notate, benedetto il nome del Signore in Isaia 2:3-4, come dice che una nazione non leverà più la spada contro l'altra. Da quando esiste l'uomo sulla terra, nel mondo non è mai esistito un periodo lungo di pace globale. Un'agenzia che ora non ricordo proprio il nome, comunque si occupa di queste investigazioni, praticamente dice che il periodo più lungo che l'umanità da quando esiste sulla faccia della terra ha conosciuto di pace non supera i 26 anni. Questo dimostra che questo verso della Bibbia ancora si deve adempiere, e quindi è chiaro ed evidente che il millennio ancora non è arrivato per coloro che pensassero il contrario. Benedetto è il nome del Signore. Ma questo millennio come sarà? Questo regno come sarà? In primis sarà appunto visibile. Il Cristo regnerà da Gerusalemme e noi saremo con Lui. La natura stessa sarà ricomposta come all'origine della creazione. Questo significa che non esisteranno più deserti. Gli scienziati asseriscono che per fare sbocciare fiori e piante, alberi, nei deserti, si dovrebbero verificare due fenomeni. Il primo è che piovesse incessantemente nel deserto. Il secondo è che la radiazione solare, la quale provoca la fotosintesi, la cui forza ai nostri giorni non permette che nessun deserto possa rifiorire, a meno che non si verifichi un miracolo, cioè che la radiazione del sole aumenti di 7 volte, benedetto è il nome del Signore. Ora, guardate cosa dice la scrittura in Isaia 30:26. E la luce della luna sarà come la luce del sole, e la luce del sole sarà 7 volte maggiore, come sarebbe la luce di 7 giorni insieme, nel giorno che il Signore avrà fasciata la rottura del suo popolo e risanata la ferita della sua percossa. Notate l'accento sulla frase 7 volte maggiore. Le parole nella Bibbia non sono mai messe a caso, e Isaia pronunciò queste parole profeticamente 700 anni avanti Cristo. Benedetto è il nome del Santo Spirito di Dio. È scritto che la longevità della vita sarà nuovamente restaurata, come ai primi dì. Forse quando Dio creò Adamo ed Eva non erano longevi? La stessa scrittura insegna questo. Leggiamo nel capitolo 4 della Genesi, quando Caino uccise Abele. Molti credono erroneamente che Caino e Abele furono i primi due figli che ebbero Adamo ed Eva. In verità così non è, perché leggiamo che quando Caino uccise Abele, allora il Signore gli chiese conto del suo sangue e lo castigò, benedetto è il nome del Signore. Allora Caino si rivolse al Signore dicendo queste parole: e ora avverrà, Signore, che chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Perché ha detto queste parole? Perché evidentemente la terra era popolata, altrimenti non avrebbe detto chiunque. Ecco qui che notiamo che la terra, per essere popolata, significava che erano passate diverse generazioni. Ed ecco qui che quando nel capitolo 5 della Genesi troviamo che Adamo ed Eva ebbero un altro figlio a 130 anni, quel 130 è letterale, veramente sono passati 130 anni, e non è una maniera più corta di contare il tempo, ma c'era la longevità. Ora è chiaro che la parola di Dio pone enfasi nella semente del serpente e della donna, più che del serpente della donna, scusate, perché in Genesi 3:15
il Signore lancia la profezia e dice che vi sarebbero state due sementi, una della donna e una del serpente, e l'una avrebbe fatto guerra all'altra. Questo lo notiamo in Caino e Abele, benedetto il nome del Signore. E allora la scrittura pone enfasi nella semente della donna, ed ecco qui che nel capitolo 5 della Genesi dice che a 130 anni Adamo ed Eva ebbero sette, benedetto il nome del Signore, ma certamente avevano avuti molti altri figli. Ecco perché la terra era popolata, e questo dimostra che per far ciò bisognava che passassero diverse generazioni. Ed ecco qui che questi pochi versi ci fanno capire come la longevità veramente c'era ed esisteva, e non era un modo di parlare o di contare gli anni. Benedetto è il nome del Signore. E in Isaia 65:20 parla del millennio, dicendo appunto che la longevità verrà di nuovo restaurata. In Isaia 65 verso 20 leggiamo: non vi sarà bambino di pochi giorni, né vecchio che non compia la sua età, poiché chi morrà d'età di 100 anni sarà ancora fanciullo, e il malfattore d'età di 100 anni sarà maledetto. Benedetto il nome del Signore. Ancora nel verso 22 è scritto: i giorni del mio popolo saranno come i giorni degli alberi. Oh, è meraviglioso quello che il Signore ci vuole dire. Ancora in Isaia 2 verso 18, in Isaia 31 verso 7 è scritto che proclama che in quel giorno tutti gli idoli, le statue, le ceramiche, i quadri, gli oggetti, il denaro, tutte le rappresentazioni di cristi, di angeli, di santi, saranno tutti quanti distrutti. Non vi sarà più idolatria. Questo in ottemperanza al capitolo 20 di Esodo, dove vengono dati i 10 comandamenti, in particolare il primo comandamento, benedetto il nome del Signore. In Zaccaria 9 verso 10, Michea 4 verso 3 è scritto che saranno distrutte tutte le armi. Finalmente sarà possibile il disarmo globale. Di quanto benedetto è il nome del Signore. Tanto si parla di disarmo globale, ma non c'è pace senza Cristo, perché Cristo ha detto: io vi do la mia pace, io non do come il mondo dà, come il mondo materiale, come i regni materiali danno, perché io ho instaurato un regno spirituale che si trova dentro di voi, e a chiunque accetterà me avrà la pace veramente, e allora sarà docile. E anche gli animali, è scritto in Isaia 11 dal verso 6 al verso 10, dichiara che saranno tutti docili, torneranno ad essere docili, perché vi sarà una pace perfetta. Benedetto è il nome del Signore. Questo, in poche parole, sarà il regno del millennio, che oggi non c'è. Oggi c'è un regno spirituale. Benedetto il nome del Signore. Ora, la cosa più bella per te che ascolti questo messaggio è che, se tu vuoi, potrai, benedetto è il Signore, in questo giorno molto vicino, essere parte integrante di quel regno visibile, di quel regno materiale, ma non con un corpo come quello che hai adesso, che già anche così sarebbe una gioia indescrivibile, ma ancor di più lo sarà dal momento che vi parteciperai con un corpo glorificato, dove la morte non troverà mai più posto, e la malattia, la sofferenza non troveranno posto anche essi. Dio ancora oggi ci sta dando, ti sta dando l'opportunità. Benedetto è il nome del Signore. Tu che ascolti la parola di Dio, non indurare il tuo cuore, come è scritto in Ebrei 3:8. Tu che ascolti, credi, fonda la tua vita in Dio e non fuori di Dio. Fonda la tua vita
in Dio e nell'opera sua, benedetto è il nome del Signore nel suo regno, il quale non vuole essere un regno materiale, il quale non vuole che tu conquisti i regni spirituali, perché Pietro non poté conquistare neanche se stesso, figuriamoci se poteva conquistare gli altri. Infatti rinnegò il Cristo 3 volte, ma solamente dopo, quando fu reso forte nel suo interiore, nel suo spirito, allora ebbe la forza di fare la sua volontà, come scritto in Giovanni al capitolo 15 verso 5: voi senza di me non potete fare nulla. Riconosciamoci che non siamo nulla senza Cristo e accettiamo Cristo e il suo regno dentro di noi come personale salvatore, e benedetto sia il suo nome. E a Dio sol savio vada tutta la gloria da ora in eterno. Amen.